Welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E questo è decisamente uno dei momenti più logici di dire bentornati. Perché l'anima della scoperta ha concluso la sua prima run e stiamo per buttarci nella mischia del New Game Plus. Anche se vi dirò, avrete già notato che un paio di piccole cose sono cambiate e ho intenzione di metterci lo zampino anche qualitativamente un poco. Potremmo anche tagliare i caricamenti questa volta. Ormai l'esperienza naturale può essere leggermente migliorata in queste sottigliezze, visto che la console soffre tanto. Ma su un'altra piccola miglioria, o meglio differenza, che voglio apporre a questo New Game Plus ne parleremo in live. Prima di questo, ragazzi, non c'è finestra migliore in nessun video di questa per permettermi di inserirvi qualcosa a cui tengo, perché altrimenti inquinerebbe la qualità e la metodologia degli altri lavori, è palese. Quindi preparatevi a un'introduzione leggermente morbosa. Volete saltarla? Subito, non fatevi scrupoli. Volete gettarvi proprio nel New Game Plus, andare ai fatti? Fatelo, non pensateci due volte. Qualche minuto prezioso di vita potreste perderlo ascoltandomi, quindi la scelta è vostra ed è totalmente giusta, sempre. Perché sono qui? Sono qui per leggervi un commento che ho stampato. Avrei potuto leggerlo in mille modi diversi, ma credetemi, a volte avere qualcosa fra le mani è il modo più empatico e umano di viverlo. Quindi, ho ricevuto un commento da un'iscritta post-blindrun durante l'attesa per questo primo episodio, privatamente, non pubblico, come invece tantissimi di voi fate e adoro. Ci sono anche dei messaggi privati spesso ed è difficile smistarli, ma più leggo queste cose, più mi rendo conto che le nottate passate a recuperarli valgono ogni briciolo di sforzo e tempo spesi. Allora, quello che ha detto questa ragazza è stato un suo pensiero, appunto privato, dissunto di questa blind run, giudicando me proprio in maniera empatica, guardandolo dal mio punto di vista, con la sua coscienza. E noi parliamo spesso di coscienza, ragazzi. Siamo conscious gamers, ma siamo anche conscious people. Siamo persone coscienti. E la forza di quello che stiamo costruendo qui è anche questo. Vado. Io sono rimasto folgorato. Ho sempre ritenuto ovvio, conoscendo i precedenti video e come la presentavi, che l'anima della scoperta fosse per te quasi una forzatura. Gli errori, le dimenticanze, i problemi tecnici, nemmeno tanti nel prodotto finale, per fortuna, mi hanno fatto sorridere. A volte ridere proprio. Le facce buffe che hai fatto, le riflessioni a caldo, magari sbagliate, ma genuine, e il vedere che spesso raggiungevi risposte e deduzioni corrette, senza aiuto. Grazie. Magari non hai ancora preso il set di Dranglake, ok? Che sicuramente è in uno dei luoghi che mi avete sottolineato all'infinito. Lo so. Ma il motivo, a parte la fretta e l'ansia da prestazione live, credo di poterlo spiegare. Almeno per come sono fatta io. Sono scarsissima a giocare a scacchi, anche se è il mio gioco da tavolo preferito. Ed è bene, perché gli scacchi stanno proprio a un livello. Sono scarsa perché non riesco a vedere le mosse mie e dell'avversario, ma non perché sono scema, solo e soltanto perché mi faccio mega trip mentali su qualche colpo segreto, super mossa o tattica oscura. Guardo oltre e non vedo i pedoni che mi mangiano la regina. Mi ritrovo parecchio in questa cosa, un po' fra le nuvole. E lo faccio in molte cose. Guardando l'orizzonte,
si vede di più, ma si inciampa più facilmente. Col senno del poi, conoscendo la strada, questo non accade. Ma quante volte bisogna inciampare? Per quanto tempo bisogna tener basso lo sguardo e guardare dove si mettono i piedi? In my humble opinion, che è un acronimo per dire nella mia modesta, umile opinione, la blind run è stata così. Il risultato finale è bello e genuino, spontaneo, divertente e di sicuro più della stragrande maggioranza di prodotti di questo genere. Grazie ancora. Ma sono sicura che questa esperienza, pur donandoti emozioni diverse da quelle mai provate, ed è per questo, off topic, che io la adoro. E ne sono fierissimo. Beh, pur donandoti emozioni diverse da quelle mai provate, ti ha privato della contemplazione di cui necessitavi. È stato un bel gesto da parte tua sacrificare tutto ciò. Permettimi un'altra metafora, più scabrosa. Se ti fosse richiesto, come in molte tribù ancora accade, di passare la prima notte di nozze con gli anziani e anziane del villaggio, che osservano e giudicano e consigliano, riusciresti bene come in intimità? Ovviamente no. E anche se magari, alla fine di tutto, tu ricevessi complimenti a destra e manca, provando magari anche orgoglio per l'impresa, sapresti in cuor tuo di aver reso al 10-20% del tuo potenziale. Ecco, la blind run è stata questo. È stata una deflorazione pubblica di un titolo a cui tenevi molto. E la gente ti guarda. Dovremmo ringraziarti per averci regalato una tua prima volta. Le prime volte sono speciali, in ogni cosa. Offrirle è difficile. Non potevo farne a meno. Ci si potrebbe creare un'intera discussione su questo e sono perfettamente conscio e ancora sottolineo di come la blind run, per quanto sono entusiasta e orgoglioso di averla fatta e della vostra condivisione, alla fine, in tante cose, una bella ciofeca, beh, sappiate che questo genere di commento è un simbolo importante e che a maggior ragione ciò che stiamo portando qui è la scintilla di qualcosa di molto più grande. Io eviterò smielamenti riguardo questo messaggio, quello che comporta, quanti di voi hanno commentato e vissuto questa storia in un modo così maturo e adulto e cosciente e community. È inutile che io mi dilunghi sul morboso ovvio. Abbiamo più di 10 update, considerando quelli nell'anima della sfida, che parlano di cosa sta germogliando qui. Quindi, bando alle ciance, perché diventerebbero ciance. E davvero, sono riuscito a mantenermi pressappoco totalmente ignorante di ciò che mi aspetta in questo New Game Plus e vi dirò, ho voglia di condividerlo, perché mi prudono le dita per tante cose. Per tante idee e anche concetti che voglio evolvere rivivendolo, perché ho potuto giocare relativamente poco a Dark Souls 2 in questi tempi. Gettiamoci nella mischia.
Eccoci qua. Per me è passato del tempo rispetto all'ultima volta che ho registrato in live l'anima della scoperta. Eppure l'emozione è tanta, è diversa da quella vissuta nel cominciare Dark Souls 2. Da brivido era quella cosa, un'emozione veramente viscerale, infantile, proprio dentro lo spirito di un uomo che ha una passione forte. Qui è diverso, qui ho tanta carica e una voglia pazzesca di vedere questo esperimento, questa run, dove porta. E soprattutto, condividerlo con voi è eccezionale. Il format funziona. Non fatevi mai scrupoli a criticare, a dirmi le vostre idee. Però, nel mentre si lavora a ciò che può essere una serie tecnico-professionale, effettivamente, l'anima della scoperta, la prima parte, ha dimostrato a modo suo come una versione umana di un'esperienza che può essere un Souls, e non credo che funzioni con nessun altro titolo, almeno non per me, non per ciò che voglio trasmettere, può farsi. Vedremo in futuro che cosa From Software ci dona e se vi sarà l'opportunità e anche la coscienza di fare altre blind run. Vedremo. Per ora avete visto che io ho potuto giocare finalmente un po' da solo, ma è stata un'esperienza veramente soffocante, perché l'ho fatto poco, avete visto, ho fatto una run con quel Phalanx, e oltre alla run con quel Phalanx ho cominciato Hohenheim, un personaggio con il quale sto raccontando la lore e il gameplay alla mia ragazza. Ho fatto una run su PC, in cui anche su Facebook e sui social vi dissi quanto è eccezionale rispetto a quello console, per quanto sì, sarebbe potuto e dovuto essere molto meglio, me ne rendo conto. E basta, questo è stato tutto il gameplay che ho potuto vivere su Dark Souls 2. E non avete idea di quanto è stata dura, per quanto divertente finalmente potermici sfogare, non poter leggere le descrizioni, ignorare di nuovo l'araldo davanti a Nashandra. Non le ho parlato, mi sono trattenuto da tutto, ho saltato tutti i dialoghi. Questo è il viaggio 2 a Dranglake e lo faremo in brevissimo tempo. Offscreen ho trasferito tutta la mia cassa oggetti, tranne i duplicati, così da poter avere un inventario ancora più caotico, ma che possiamo gestirci da capo nel New Game Plus e ordinarlo anche con un cut a un certo punto, ma cominciare era importante. Le armature invece le ho rimosse, tutto rimosso tranne ciò che ho indosso adesso, così che le descrizioni che avremo saranno totalmente rivisitabili da capo senza fare confusione nell'inventario. Ciò che voglio provare a proporvi per l'episodio 2 è tutt'altra cosa, ma ci arriveremo presto. Ora, prima di partire, ragazzi, facciamo un po' di cose. Ho pensato a questo piccolo bug. La borsa nell'inventario è piena. E è vero, non funziona molto bene perché abbiamo la scala, ma io mi sbagliai, non c'è bisogno di fare l'ascia, basta fare scarta. Quindi, scartandola, dovrei tranquillamente poter prendere la chiave, cioè la scala e la scimitarra. Scimitarra di Melu. Vedete, ora noi abbiamo ottenuto questa scimitarra, va bene. Tuttavia, ciò che io vorrei fare nel New Game Plus, e mi raccomando, ditemi di no se questo non vi aggrada, se questo vi impedisce, secondo voi, di godervi il New Game Plus. Le decisioni sono sempre mie, ma è anche in rispetto vostro che le faccio, quindi questo è quanto. Abbiamo vissuto il New Game. E scusate se questa introduzione è logorroica, lenta, eccetera, ma è importante, è il primo episodio. Ed è stato tutto in italiano. Ora, accettereste, apprezzereste l'idea di vivere il New Game Plus in lingua originale? Non in giapponese, purtroppo, ma in inglese. Così da poter cogliere quelle sfaccettature che ci siamo persi. Per chiunque avesse delle difficoltà, posso aiutare io a tradurre quello che scopriamo. Ditemi cosa ne pensate. Io ho
la forte volontà di farlo, perché almeno avremo una differenza tecnica molto forte tra il New Game e il New Game Plus, ossia poter sviscerare in maniera più coerente la lore. Inoltre, anche sotto vostro consiglio e consiglio dei miei amici, ho attivato, provandolo, l'interfaccia nascosta automaticamente, ragazzi. Per quanto sia stato giusto non metterla nel New Game, perché era un'esperienza un po' homemade, questo è eccezionale. Qualunque cosa utilizzi la stamina, attiva l'HUD, che però si disattiva in qualunque momento tu non stia sfruttando le tue caratteristiche. Fantastico, questa è una cosa che hanno fatto veramente bene. Allora, non ho ancora detto che build userò nel New Game Plus, che cosa è successo nell'update Plus 6. Mi ha folgorato quello che è successo. Tuttavia, mi avete detto in molti che effettivamente mi sono dimenticato di qualcuno da uccidere. Shalquar, l'Araldo, Falcon e Gavlan. Però Gavlan so anche dai miei amici che si è spostato dal luogo originale. Non sapendo dove si trova, attualmente non lo andremo a cercare, quindi gli risparmieremo la vita. Probabilmente ci avrebbe droppato l'elmo o un'arma. Quindi, eliminiamo questi tre NPC e prepariamoci anche a discutere di ciò che avete fatto voi in live. Cioè, scusate, ciò che avete discusso voi nell'update per questo live. Shalquar. It seems that we must now part. Why now? Ok. Pare che dobbiamo salutarci. Stai qui spatoranzata. Allora, nulla di ciò che cade qui è Sabaku, ok? Come sempre. Oh, Spanny, please. Cosa? Cosa? Oh, Spanny, please. Ma ci sta prendendo. Non appare neanche. Carino. Dai. Sei serio? È immortale. Va bene. E dai, è pazzesca che questa cosa mi sia sfuggita. Sicuro. È impossibile che nessun commento me l'abbiate detto. Mi avete soltanto detto di uccidere Shalquar. Grande. Ci prende in giro. È veramente immortale. Forse anche Alvina era immortale. D'altronde quando la colpiamo ride, ride, punendo la nostra stoltezza. E se ne va. E nemmeno si allontana da noi, proprio. Questo bisogna vedere se è una cosa da valutare nella lore, oppure se è un possibile difettuccio di cura. Però vedremo. Allora, ecco, siete stati pazzeschi. Nella blind run ne ho già parlato, ma in questo plus io ho letto tutti i commenti, ogni giorno. Nessuno di voi mi ha spoilerato che cosa si trova di differenza di difficoltà nel New Game Plus. Nessuno di voi. È pazzesco. Un grandissimo rispetto e voglia di viverla in maniera veramente spontanea. Allora, ho meno anime dello scorso episodio perché ho voluto provare, per fare delle prove insieme a voi, comprare. Ho voluto comprare l'ascia pesante da Macduff. Anche lui dovremmo ucciderla, in effetti. Mi sento già in colpa. Vediamo cosa ci dice. Non diventa ostile? Non diventa ostile. Va bene. Araldo.
dello smeraldo, qualunque cosa tu significhi per ora. Mi sono sentito male. Scusate. Vederla cadere come un bambolotto così mi ha un attimino... Ho avuto un'emozione vera. Specialmente dopo aver finito la run e aver vissuto già Dark Souls, non pensavo che avrei ricevuto emozioni vere. È soltanto un ragdoll, probabilmente, che il modello si è paralizzato ed è morto, ma mi ha fatto un'impressione. Forte. Nessun drop. E zero anime. From, mi stai dicendo che l'Araldo non ha anima? Sa usare le anime a tal punto da permetterci di livellare e renderci più forti, ma non ne hai una? Allora, so che il drop dell'Araldo, anche dai vostri commenti, sarebbe stato la piuma. Pensavo che me l'avrebbe duplicata come tanti altri drop, ma evidentemente non è stato così. Allora, ragazzi, viaggiamo al boschetto del cacciatore a parlare e uccidere Felkin. Allora, l'update plus 6, io temevo ed ero abbastanza convinto in cuor mio che sarebbe stato il caos. Centinaia di build e idee diverse. Sapevo che alla fine avrei dovuto prendere una decisione, ma non mi aspettavo che sarebbe stata così semplice, così quasi unilaterale, all'unanimità. Cioè, noi cambieremo build durante il New Game Plus. Voglio vedere cosa nasce da questa nostra condivisione in tempo reale. Però, ciò che tutti hanno rispettato in qualche modo era la mia idea di usare Ashe. È stato pazzesco. Hanno tutti puntato all'eclettismo e hanno tutti puntato a un'idea comune, estremamente urlata ai quattro venti: i Malocchi. Quindi, la build che inizialmente useremo per il New Game Plus sarà eclettica, che usa Malocchi, vale a dire, ok, mi avete puntato tutti sull'Ashe, però quasi tutti avete sottolineato: usa le in dual, proviamo le dual Ashe. Però usa i Malocchi. E fanne magari una di veleno. Insomma, volete sperimentare? Questa è una cosa eccezionale. Io sono qua con voi. Anche perché sono curioso di sapere quanto effettivamente il New Game Plus possa essere più difficile. Parliamoci chiaro. Ora che ho esperienza in Dark Souls 2, e anche se l'esperienza che ho fatto è quasi quella che avete visto voi, perché le altre run le ho fatte proprio in fretta e furia, per giochicchiare un po', io ricordo molto bene che in Dark Souls 1 il New Game Plus era una buffonata. Il gioco cominciava a essere più complesso, più punitivo solo a partire dal New Game Plus 3. Vedremo. Allora, se dobbiamo usare i Malocchi, e ringrazio Gwyn e chiunque sia accanto a lui in questo momento che si è vincolato alla fiamma, di non aver ucciso Felkin prima. Anche se questa meccanica delle tombe ancora non l'ho esplorata affatto, beh, sono contento che sia vivo perché può permetterci di comprare qualcosa. L'anello della vita, resine, globo oscuro, non ce l'abbiamo. Arma oscura. Ci mancano tutti i malocchi, ragazzi. Però da Felkin possiamo arrivare abbastanza in fretta in New Game Plus, quindi per ora penso che acquisterò arma risonante, perché è un buff che aggiunge danno oscuro in base alle tue caratteristiche, quindi sono sempre cose eccezionali queste in un Souls, sempre. Mi incuriosisce da matti il pensiero che i Malocchi utilizzino anime, il potere della vita. Ormai è confermato da molti dialoghi, l'anima è la vita, quindi molti pensano che la maledizione stessa sia la vita. Allora, e la maledizione si lega all'anima. Ok, Felkin. Tu diventi ostile? Mazza, che urlo mascolino. Mi piace questa frase. Mi attaccherai? Bella staffa. Intelligenza artificiale. Forza. Oh! Combustione.
questi incantatori che utilizzano le piromanzie. Ahia, è stato un suono forte. Attraverso le staffe. Saremo in grado di farlo anche noi. Bello, complimenti. Ehi. Bastone del tramonto. Vi assicuro che non so se ne ho già uno ed è un duplicato. Penso che debba controllare proprio ora. Sarà veramente dura inizialmente districarci in questo enorme inventario da New Game completo, ma poi metteremo ordine. È unico. S. Su oscurità. Abbiamo trovato la nostra arma così. Si dice che questo bastone sia stato forgiato ad Aldia. Ad Aldia. Vabbè, la fortezza. Catalizzatore per stregonerie e malocchi. Particolarmente potente per il lancio di quest'ultimi. Il misterioso Lord Aldia si rinchiuse in una villa segreta. Fu rinchiuso in una villa segreta. Ecco, già mi trema la mano, voglio l'inglese. Per condurre vari esperimenti, le persone invitate nella villa finirono per sparire, rimpiazzate col tempo da bestie deformi, che vagavano per le sale dell'abitazione. La vedete la linea narrativa che prosegue? Ok, a questo punto ci manca solo Macduff. E ovviamente... lo so, devo parlare con Vengarl, promesso. E sì, lo so, devo buttarmi dal persecutore. Considerate questo. Considerate questo episodio quasi lo zero dell'Anima della Scoperta Plus. È chiaramente il primo, però questa introduzione è molto, molto alienante, lo capisco. Però avrei potuto fare tutto questo off screen e raccontarvelo in post. Ho deciso io di farlo in live. Perché... lo spirito dell'Anima della Scoperta è questo. Però, professionalmente, io tutto questo l'avrei accelerato in un post commentario. Capitemi. È ovvio che... quando è che arriva il New Game Plus? Lo capisco, ma anch'io bramo perciò. Allora, Macduff, da te ho comprato l'ascia pesante. Allora, la mia idea sulla build è questa. Partecipate insieme a me a questa analisi. Via queste armi. Noi abbiamo molte asce, però non abbiamo coppia di nessuna, praticamente. Questa è una cosa che mi ha spezzato il cuore. Ora, volendo fare una build eclettica sui malocchi, non posso fare il mio sogno nel cassetto di utilizzare belle asce pesanti come questa. Perché in dual, questa che ha bisogno di 32 a forza, avrebbe perlomeno bisogno, penso, di 46. No, molto di più, scusate. 15, 16. 32 più 16, 48. Cioè, è tanto. E... non posso mettere 48 a forza e investire nel malocchio, che ha bisogno sia di fede e di intelligenza. È troppo. Almeno per una build equilibrata. Abbiamo poi questi gioielli. Questa sarebbe perfetta per il malocchio, perché d'altronde scala su fede e intelligenza il fuoco. Provate a immaginare Sabaku che utilizza lo spadone antico di Lordran e qualcosa di incredibile come quest'altra ascia che hanno entrambi un Elsa e un bastone quasi. Sono quasi alabarde, così grandi. È titanico. Però... l'idea diverte, però è una build che non avrebbe niente a che fare con i malocchi, è troppo lenta. E soprattutto avrebbe bisogno di 60 a forza. Non possiamo permettercelo. Quindi dove voglio arrivare? Voglio arrivare che il mio tentativo, almeno per cominciare, la prima build del New Game Plus, prima di un cambio, e ciò non significa che abbandoneremo i malocchi. Se i malocchi vi piacciono tanto, e mi divertono, avremo sempre i malocchi da una parte e cambieremo le armi e le caratteristiche fisiche. Quindi l'idea è questa. Seguitemi che abbiamo finito. Utilizzare asce che hanno un leggero requirement.
So che Leningrad si chiama, sto forzandomi di non dire Fabbro, voglio imparare i nomi a memoria, come ho fatto con il primo Dark Souls, e ci sono vicino. Leningrad è il Fabbro di Majula, e lui dovrebbe vendere un'ascia da battaglia. L'ascia da bandito è un ottimo inizio, per esempio, perché è anche esteticamente bella. Sono curioso di vedere in dual wielding cosa causano, perché, per esempio, se io metto un'ascia piccola, come l'ascia da fanteria, in dual wielding all'ascia, eccola, il risultato è questo. Se avete notato un'espressione un po' delusa, è una cosa di cui non parleremo nell'anima della scoperta, non troppo, però questo è esattamente lo stesso moveset delle masse in dual che provai con Phalanx. A me un po' dispiace, i moveset sono stati un po' semplificati in questo seguito, non c'è più tanta specificità, peculiarità delle armi. Cioè, se io utilizzo l'ascia da bandito e faccio R1, e vediamo un po', e utilizzo l'ascia da fanteria. Vedete che è esattamente lo stesso moveset? Cambia il raggio, cambia il danno, cambia la perforazione, il taglio, il danno contundente, cambiano tante cose, il recupero, eccetera. Però mi sarebbe piaciuto un po' più di polishment, di cura nei moveset, dargli qualcosa di speciale. Come d'altronde nel primo Dark Souls, con molte armi c'era una differenza. Se invece io metto un'ascia da bandito e un'ascia pesante, invece, abbiamo 45 a forza, quindi dovremmo permetterci di usare, ecco, quella dei Germ, dovrei poter andare in dual wielding, ma il moveset penso che sarà quello delle armi pesanti. Accidenti, è lo stesso moveset. Wow, è come se avesse. Ah no, perché è un'ascia, non un'ascia pesante, perdonatemi. Bella cosa però avere un'ascia così grande, 28 a forza richiede però. Ah, ci penseremo. Mettiamoci un'arma pesante. Eccola qui, l'ascia bipenne da bandito. Vediamo cosa accade. Ok. È velocissima comunque. Ci penseremo in sede di level up. Però, non sapendo ancora dove recuperare. 28 a forza è tanto però. Non sapendo dove recuperare altre armi duplicato per costruire una build perfetta, essendo qui l'anima della scoperta una cosa più istintiva, non avendo l'esperienza necessaria per sapere un'ascia bipenne del bandito la prendo là. Intanto, prepariamo un po' quest'ascia normale da bandito. Perché non voglio avere due armi uguali, preferisco prendermi una Battle Axe da Leningrad e potenziarla, così da avere almeno un po' di estetica diversa. E non preoccupatevi quando mi chiederete di cambiare build sui materiali, ce la faremo. Allora, partiamo da questo. Infondiamo l'arma. Infondiamo l'ascia da bandito con l'oscurità, perché è quello che andremo a fare. Ah, sono così ragazzi, sono così ansioso di fare una cosa. Per esempio, questa pesa relativamente meno, però il fatto è che mi diverte di più avere uno scaling pressappoco nullo su forza, perché mi dispiace perderlo, però abbiamo deciso di usare queste due asce? Facciamolo. Allora, infondi arma. Ok. Ascia da bandito oscura? Sì. Fatto. Infonderemo con l'elemento oscuro, con l'elemento veleno, lo status veleno, l'altra ascia quando raggiungeremo
il nostro caro amico in New Game Plus. Vorrei farlo adesso, ma ci manca l'arma, ragazzi. Ci manca l'arma, quindi dovremo resistere per un po'. A meno che mi diciate, non mi vale la pena, intanto infondi un'altra ascia. Magari quella da fanteria, mi direte. No, non ne vale la pena, perché l'ascia da battaglia la posso prendere appena arrivato a Majula. Molto bene, ragazzi. Abbiamo fatto un primo passo per la build. Ora utilizzeremo un'anima di gigante, tanto dovremo poterle recuperare in New Game Plus in numero perfetto per affrontare Vendrick. Consumala, Sabaku. E potenzieremo delle cose che possono esserci utili, a partire dall'ascia da bandito. Riguardo l'estetica di Sabaku, ragazzi, è vero, questo set è meraviglioso, io lo vedo così, Sabaku, però è normale che il vero set per il canale non sarà mai un set normale, sarà sempre un mix come Phalanx. Lo troveremo presto. Ho già delle idee che voglio provare, ma purtroppo ci serve Mauglin, il mercante di Majula, e anime di boss, o meglio, e morti di boss molto avanzate. Rinforza arma. Chi è più esperto negli incanti, nelle stregonerie, probabilmente mi sta dicendo ottima scelta oppure grave errore. Però io sono rimasto abbastanza colpito dalla staffa del tramonto. E quindi, dove sei? Eccola. Ti vedete scintillante, e quindi penso che utilizzerò questa. Sì, forse quella di Nashandra, vero? Aveva uno scaling migliore, però non abbiamo più la sua anima, quindi let's go. 1, 2, 3. Wow, ragazzi, abbiamo consumato tutto. Il fatto che l'anima di gigante abbia una perla oscura all'interno, come il loro volto. Sarò anche molto curioso di sapere cosa perderemo nell'inventario nel New Game Plus. Ragazzi, abbiamo consumato tutte le vitamine scintillanti, il numero perfetto, accidenti. Questo è decisamente il tizzone che la staffa che vedrete in New Game Plus per molto tempo. Fatto. E ora quindi cominciamo a potenziare l'ascia da bandito. Volendo mettere lo status veleno in un'altra ascia, è importante avere il moveset veloce delle mazze, quindi va bene così. Se avessi usato le asce più pesanti, anche se erano veloci come moveset, perché non erano proprio mastodontiche, il veleno non avrebbe avuto proprio senso. Ok. 1. Oh, lo scaling. Ok, perfetto. Di oscurità è aumentato, non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che sia aumentato. Allora, per ora basta così, anche se non abbiamo raggiunto il più 9, non importa. Non voglio consumare un'altra anima di gigante. Quindi, riequipaggiamoci la Claymore. E andiamo dal persecutore. Vediamo cosa c'è sotto quell'arena. Allora, vi dico questo. Per essere in tempo reale con voi, ragazzi, ovviamente il ritmo degli episodi sarà leggermente diverso. Avremo un episodio, un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no. Mentre tra l'altro posso lavorare a progetti ben più grandi. Tuttavia, questo episodio, che sarà, vedrete, appunto, abbastanza introduttivo, lo farò uscire un giorno prima del successivo, vale a dire che per voi domani, e spero in realtà di mettere online questo episodio proprio stasera, la sera che sto registrando, visto che oggi ho avuto opportunità e sto avendo opportunità ultimamente di poter registrare la luce, beh, di mettervelo online
non solo stasera, ma la successiva avrete il prossimo, l'episodio 2. Così che possiamo entrare veramente nel New Game Plus. La scelta di aver fatto questo procedimento di preparazione con voi e non in post commentario non deve penalizzarvi. È stata una mia scelta per rendere il tutto più fluido. Allora, pazzesco che nell'episodio chiamato completismo io mi sia dimenticato di buttarmici, eh? Mi mancavate, mi mancava questa esperienza e non vedo l'ora di entrare nel cuore del New Game Plus e di vedere cosa mi aspetta. Sicuramente lo cominceremo e costruiremo la nuova build. Davvero, come ho fatto a non pensarci? Io sono il primo che guarda i baratri. Ecco qua. Olè. Sempre piacevole il brivido di un luogo dove non sei mai stato prima. Sì, ragazzi, sì. È veramente dura aver giocato Phalanx facendo finta di niente nelle zone che sapevo avrei dovuto riesplorare. Ma ne vale la pena. Mi sono comunque divertito moltissimo. Ok. Ho un certo presentimento di cosa sia. Spada, scudo, cotta, guanti, gimbali. Ci siete arrivati anche voi? Guardate, c'è la spada e l'intera armatura, ma non l'elmo. È stato Drummond a darci l'elmo. A noi, gli eroi che hanno sconfitto, che hanno fermato il massacro dei giganti nei confronti di Dranglake. Questo significa che i ricordi sono a conti fatti un vero viaggio temporale. E armatura tradizionale. Gli avi di Drummond hanno servito Dranglake per generazioni. Ah, ok, è come l'elmo, mi pare. Wow. Dark Souls 2 con i mantelli ci sa fare, eh? Accidenti, niente male, Sab. Strane queste cinture. Però è veramente bella come armatura. E si trova così presto. 195 di difesa base e la mia più 9 a 170? La differenza di peso non è così abissale. Niente male, Dranglake, niente male. La spada, invece, forse sarà il caso anche di svuotare l'equipaggiamento dalle armi una volta fatto il PG, così che possiamo recuperarle se serve, però abbiamo le descrizioni a portata di mano di nuovo e possiamo avere un po' di ordine mentale. Allora, sicuramente è in queste zone. Eccola qui. Scala più su destrezza, come la spada del drago, diciamo. È una quality che scala più su destrezza. Niente male. Mi piacciono queste cose. Adoro le quality, ragazzi, in tutti i sensi. La sperimentazione... Ok, non posso negare il divertimento di fare una build monotematica. Katane. Mazze. Armi forza. Solo magica. Però le quality ti permettono di avere più ragionamenti su come porre le caratteristiche e la strategia è sempre piacevole da trovare. Spadone di Drummond, quindi è proprio il suo. Va bene, era il suo cadavere. Io stavo cercando di fare un po' una forzatura, convinto di dire se manca l'elmo sarà Drummond ad avercelo dato, ma questa spada ci conferma che è lui. Spadone di Drummond. Capitano dell'esercito reale, il che ci fa capire che in un modo o nell'altro il ricordo che vediamo è in un luogo o precisamente esatto, congruente a dove troviamo il cadavere, o comunque ci siamo quasi.
Vuoi farmi un attacco? Facciamo un parry? Eh? Anche io sono diventato capace a farli con questo falcione, eh? No! Oddio, fare parry a questi sarà un po' difficile. Dai, va bene. Ok. Scusate l'interruzione. Cimelio di famiglia tramandato di padre in figlio, Drummond e i suoi antenati prima di lui usarono questa spada per respingere chi minacciava queste terre. Non è che Dranglake sia un regno giovane. Hm? Bene, 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 bene. Perfetto. Allora, in questo episodio non sto tagliando i caricamenti, perché non sono stato zitto un attimo. Ovviamente li taglio nei momenti nel quale c'è un minimo di silenzio, o comunque io mi forzo a stare in silenzio durante questi momenti morti. È un tipo di miglioramento qualitativo che nell'anime della scoperta mi sono rifiutato di fare proprio per come era impostata. Nel plus potrebbe dare quella fluidità in più che serve. E soprattutto sono talmente lenti che vedereste parecchio gameplay in più, ma neanche a dire poco. Guardate, provate a capire quanto... Avete capito quanto ho parlato? Eh? E continuo a parlare, ancora non ha finito. Non posso... Nessuno mai condanni la From per caricamenti così lunghi. È la PlayStation, è l'Xbox, che hanno dei loro limiti ormai molto, molto gravosi. Però, effettivamente, è giusto pensare di tagliarle. Allora... Ultimo step, ragazzi, prima del New Game Plus. Vengarl. E Vengarl è qui. Allora. Sono parecchio emozionato all'idea del New Game Plus, di proprio di farlo partire, per svariate ragioni. Perché come io vivo il New Game Plus, la prima volta che lo vivo, che lo esploro, non è differente da New Game. L'attenzione è la stessa. Avremo la stessa attenzione, ok ragazzi? Vedrete però quanto sarà diverso rispetto alla prima volta. Che è stata importantissima. Che ci è dovuta essere. Allora, questo posto fa terrore. Però siamo diventati abbastanza resistenti che forse un giretto me lo faccio. Allora... Credo di aver visitato tutto, però... Allora, qui dovrebbe esserci Vengarl. Eccolo qui. Non riuscì nemmeno a riconoscere il tuo corpo la prima volta che lo vidi, tanto ero distratto, Vengarl. Back again. Speriamo che abbia da dire qualcosa. Ah, it was you who vanquished my body. It is my body. You see, and I can sense what happens to it. I do not mourn for it. Good riddance. If you wish for help, summon me. I'm rusty in battle, but will fight by your side. Con Phalanx trovai il segno di evocazione di Vengarl davanti a Nashandra, ma non pensavo che lui te lo dicesse così, pensavo che fosse un piccolo extra. Ok, bella, bellissima. E... Tu non vendi strane asce meravigliose, vero? No. Però vendi le armi che aveva il tuo corpo. E beh. Ok, ok. A posto. Facciamoci un ultimo giro qui. Non sia mai che con la paura ci siamo persi qualcosa. Cadavere non ha niente. Questo nemmeno. Fare un zigzag forse non è un modo molto intelligente di esplorare, però a modo nostro, vedete. Ah! Santo cielo, ragazzi. Vedete che adesso sono un po' più duro? Vi vedo! Ah, in coppia, mi raccomando, eh. Ok.
un vaso della maledizione. Quanto è ampia quest'area? In realtà penso che sia piccola. È questa nebbia che ce la rende così dispersiva. Non ci credo, uno scrigno chiuso. Adoro, adoro queste cose. Anello di lapislazzuli. Più uno. Ammetto di non ricordare nemmeno se abbiamo il più zero, ma non è il momento di leggerlo questo, vero? Non ho idea di cosa faccia. Lapislazzuli. Il lapislazzuli è una delle pietre che più mi piacciono nella vita reale. La adoro, la lapislazzuli. Anche perché in Final Fantasy IX il mio primo ricordo è una sorta di pappagallone che urla lapislazzuli all'infinito. Io non capivo cosa voleva dire. Ero alla mia prima run di Final Fantasy IX. Lapislazzuli. Bellissima meccanica anche quella. Ok, va bene. Qui sopra... Che strano suono era. È vero che gli alberi fanno suoni, lo so, anche se li colpisci, no? Molto inquietante. Eppure quel suono non mi sembrava né un messaggio votato né... Who knows? Penso che sia stato effettivamente l'albero o qualche suono di environment per intimorire. E ci è riuscito. Ma giula, ragazzi. Allora, sono riuscito a tenermi completamente vergine nel New Game Plus. Non so veramente niente di quello che mi aspetta. Niente, a parte le zone ove effettivamente ho usato un falò scetico. L'unica cosa sono state le risate dei miei amici. Il loro racconto di come appena hanno raggiunto il New Game Plus sono stati martoriati vivi. Appena arrivati al New Game Plus. Quindi io ho un certo sentore che la From possa aver inserito qualcosa di pericoloso nella via di passaggio. O che abbia semplicemente reso i coboldi aggressivi. Quindi vedremo. E ora, molti di voi mi hanno sottolineato come effettivamente, se un falò è stato ascetizzato, per esempio il quarto livello di Eiji, vabbè che poi non è Eiji, è Eihil, nel New Game Plus non diventerà 5 ma resterà 4. La cosa mi dispiace un po'. Facciamo una prova, utilizziamo un falò ascetico a Majula, così che se sarà 3 abbiamo la conferma che per fortuna gli utenti si sbagliano. Oppure, che hanno ragione. Ok, quello che implica l'aver avuto un ascetico bruciato qui significa che dovrebbe essere riapparso lo scrigno in questa casa. Però vedete che qui non c'è una tomba. È da studiare un po' questa meccanica degli NPC morti. Ok. Era un pezzo di titanite normale nella prima run, vero? E mi pare di sì. Perché altrimenti sarebbe troppo bello. E qui, a quanto mi avete detto, a quanto ho letto, a quanto so, dovrebbero aumentare gli scheletri. Mentre qui c'era una pietra di Farrows. Dovrebbero aumentare gli scheletri. Dovrebbero droppare entrambi effigi umane. Vediamo. Vediamo un po'. Gli ultimi miracoli di Sabaku, ragazzi. No, non è vero. Per usare i malocchi serve anche fede, quindi non c'è bisogno di fare i nostalgici. Ah, guarda un po'. Kale il cartografo. No, non serve. Lui ce l'ha la tomba però, vedete? Esatto, due scheletri, fantastico. Ehi, mazza che forte. Ok. Wow, mi piace la loro forza. Proviamo a punirli. Oh oh. Sono stato un po' pollo. Scusa. Questo è quello che succede quando usi un'arma che ha un vero parry.
Effigie umana. Ok. Ed effigie umana. Grande. Bene. Lo so. Sì. Questo lo voto. Ok. Bene. Ci siamo. Ci siamo davvero adesso. Avremo presto risposte. E io vi ricordo assolutamente di discutere con me, di farmi sapere se accettate, volete, desiderate, vi incuriosisce o vi preoccupa vedere questo New Game Plus in lingua originale inglese. Allora, però è emozionante, veramente. Avevamo anche due frammenti che non abbiamo dato all'Araldo. Va bene. Ok, ragazzi. Pronti? Non ho idea di cosa accadrà. Non ne ho idea. Non so se riparte il prologo, o se si parte dalla via di passaggio, o se... cioè, se c'è qualche... Non c'è una cutscene extra, lo so, scusate, io sono un romantico. Una volta iniziato il prossimo viaggio, il matchmaking sarà disponibile solo... Geniale, questo lo sapevo. Che i giocatori del New Game possono giocare solo col New Game. Ha senso. Iniziare il tuo secondo viaggio? Come funziona la Soul Memory per il PvP, co-op, eccetera, è molto imperfetto in realtà. Però ne riparleremo. Iniziarlo. Sì. Proprio immediato. Ok, quindi non riparte il prologo. Ci alzeremo nella via di passaggio. Ho i brividi, perché... è comunque qualcosa di veramente nuovo. Ho resistito fino ad oggi, non sfiorando neanche l'idea del New Game Plus. Né di vederne. Ci sono degli NPC. A giudicare dalle risate dei miei amici, saranno evidentemente ostili. Hanno l'armatura del falconiere. Hanno dei falchi sulle mani. Davvero? Quindi sono creature che non abbiamo mai visto prima? È il più bel benvenuto che abbia mai visto in un New Game Plus di qualunque tipo, di qualunque titolo. Aspetta un po'. Sono falconieri, hanno dei falchi sulla mano e il modello da lontano, sono sicuro che se faccio un passo questi mi mangiano, è lo stesso di quello che porta il persecutore, che quindi effettivamente a conti fatti non è un corvo. Io ho visto, ho sfogliato la guida strategica che ho acquistato, la Collector's Edition, eccetera, 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 dice che è un corvo. Chiunque pensi che sia un corvo a questo punto, sappiate che sbaglia. Anche se c'è scritto sulla guida, non vuol dire niente, è un errore. Sarà stata scritta durante le primarie edizioni dell'alfa del gioco, sarà stato un corvo all'inizio, quello che volete. D'altronde il persecutore parla di peccato, avrebbe senso. So falchi. Io se io vedo quel falco e lo immagino più grosso, vedo quello. Poi il New Game Plus ci farà... Oh, allora, mi ha... Ok, ok. Oh, oh! No, no, no! No, 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 no! Alla faccia dell'aggressività! Oh, calma! Ok, scusate. Ok, sono fragili però, sono fragili. Ok, mi sono spaventato per niente. Ok, ok, va bene. E i falchi muoiono con loro, va bene. Sarebbe stato affascinante che diventassero altri nemici, sapete? Ero sicuro che sarebbero diventati altri mostri, diciamo, tra virgolette. Dall'inizio, ok. Mi aspettavo peggio. Però, ah, no, eccolo il peggio, ce ne sono altri. Se mi fossi spostato qui con i... Ma certo. Io ho girato l'inquadratura per vedermi alle spalle e guardarmi in giro. Se non l'avessi fatto, quelli alle spalle mi avrebbero attaccato. Io correndo qui... Ah, From.
Ah, from. Bello lo scudo. Non è andato molto bene questo Perry, vero? E bravo il nostro falconiere. Ho fatto un parry al tuo scudo? Scusa. Welcome back, Sabaku. Allora, anche se ho sbagliato. I coboldi. Ti prego. Ok, non sono aggressivi. Nella guida vengono chiamati coboldi queste creature. Carini. Bello averli potuti vedere così da vicino, non pensavo fosse possibile. Sono quelli che sono stati modificati da Aldia per avere quel terribile debuff pietrificante. La via di passaggio. Dranglake, ragazzi. Cosa? Cosa? No, 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 non devo combattere qui. Se tocchiamo un coboldo siamo finiti. Cosa sono? Ok. Sapere cosa sono mi mette molta meno paura. Ok. Ma benvenuti nel New Game Plus, eh? Benvenuti nel New Game Plus. Come avete fatto a non dirmi queste cose? Grazie. Viverle così è come avrei voluto. Ero convinto che la sorpresa si limitasse a quello. Allora. Oh sì, mi ricordo quello che mi avete detto. Lo so, lo so, lo so. Mi persi il drop di questo gigante. E lo so, è l'anello di pietra. Non faremo lo stesso errore. Ci serve lo scudo? Nah. Ok. Beh, sei un po' ripetitivo. Io ho paura della sua presa, ragazzi, di quello che ho paura. Però ha perso. Bene, Olgre. Anello di pietra. E qui abbiamo una resina dorata. Non ricordavo esattamente quale fosse l'oggetto. Abbiamo persino all'inizio del New Game Plus un oggetto da leggere nuovo. L'adorato anello del valoroso Lothian senza scudo. Ovviamente, se non lo combatti con lo scudo vuoi stordire gli avversari. Questo effetto potrebbe sembrare irrilevante, ma chissà come sfruttare un varco nelle difese dell'avversario lo troverà un anello davvero prezioso. Niente male, ogni colpo crea un danno all'equilibrio maggiore rispetto al base, dà un bonus, quindi con armi veloci come i cestus o i coltelli è una bella sorpresa. Ok, riesploriamo questa lore con la consapevolezza ottenuta. Abbiamo tre guardiani del fuoco qui. What seems to be the ruckus? E ci prendono in giro, ci prendono veramente in giro. Ridono di noi a tal punto che sembra quasi che ridino di noi in meta, fuori dallo schermo, che ridino al giocatore. Ah, guarda un po', un altro fallito. Mi è dispiaciuto però che Dark Souls 2 non abbia approfondito la loro figura, che probabilmente è la loro quarta sorella. Eppure, dovrebbero saperla così lunga loro. Dovrebbero sapere, forse non tantissimo di Dranglake, ma tanto del mondo. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Sapete? Non posso cambiare il nome. Non avrebbe senso, infatti.
At least you know your own name. Here's your reward for sharing. Un'effigie di noi stesse. La guardiana del fuoco di Anor Londo disse che le guardiane del fuoco erano destinate a non incontrarsi mai. Eppure, le cose sono cambiate molto. Questa è una bella introduzione a Dark Souls 2. People come here for the same reason. Però non è stata sviluppata oltre, è un peccato che loro restino lì e basta, senza mai dirci qualcosa di vero su chi sono. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Che ridere, eh? Through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Faccio vedere io. Tossiscono dal ridere, poverine. Di noi, però. Bene. Allora. Vuoi cominciare tutto da capo? Sì. Le assegna punti. Ok, ragazzi. Allora, ho completamente sballato perché se dobbiamo fare il dual di Asce, vorrei un attimino farmi, mi pare che fosse, allora faccio una supposizione che l'ascia da battaglia non sia diversa in caratteristica da quella del bandito, quindi 18, è una supposizione probabilmente sbagliatissima, però livelleremo comunque alla fine nel... Quindi potremo correggere il tiro. Ok. Ci serve la destrezza, una miseria. Però voglio poter usare almeno delle balestre. Ok. Perfetto. Balestra pesante, quindi... Allora... Fatemi pensare. Va bene così. Quindi, tornando a noi. 18. Quindi, abbiamo 27 forza, ci serve. Ok. 27 e destrezza. Abbastanza da portare magari questo scudo? Non ne ha bisogno. Il falcione ha bisogno di 13. Solo che per far parry non dovrebbe servire. Quindi, poco male. A metà di... Facciamo per eccesso. Facciamo 8 destrezza. Partiamo così. 27 forza. Ok. Do you? Sì. Allora, partiamo dal minimo indispensabile. 27 forza. 8 destrezza. Poi... Portiamo a 30 entrambe le caratteristiche, che come base non mi sembra affatto male. Perché le porto entrambe a 30, ragazzi? Perché l'oscurità scala sulla caratteristica più bassa. Vuol dire, guardate, guardate l'oscurità, ok? 157, porto 31 fede. Niente. Ok? Vedete che anche se porto a 29 non succede nulla? Però se la porto a 28, cala. Perché adesso sta scalando su 28 e non su 29. Però, in questo modo,
Se noi le portiamo contemporaneamente, vedete? Aumentano entrambe. Chiaro? E il 30 è un bel cap, perché come vedete tutto rallenta. È un ottimo numero 30, secondo me. Ora, è la prima volta che utilizzerò i malocchi, quindi potrà essere uno scatafascio, ma con i numeri questo ci siamo. Poi, adattabilità. Ah, dovremmo aumentare talmente tanto volontà come incantatori, che in realtà non me ne preoccupo più di tanto. Per esempio, 25 volontà, non è male per niente. Vitalità, a vigore, dovendo portare due armi. La vitalità la riportiamo a 20. Tempra la riportiamo a 20. Ora abbiamo 37 livelli da spartire. Allora, 30 livelli da spartire. Aumentiamoci il peso trasportabile. Scusate, eh? Aumenta di 1.5 fino al 29. E poi aumenta di 1 al 30? Allora la tengo a 29. Non è proprio un bel numero, ma è più comodo 29. Questo non lo sapevo, per esempio. Ok. Tempra con le armi a due mani? Facciamo 30. Quanto serve per... Ok, 30 volontà. Siamo molto equilibrati di nuovo, eh? Diciamo la verità. Gli HP aumentano molto bene fino a... continuano a aumentare di... aumentano di 30 e poi di 20. Non è male. Anche perché se mi mettessi a fare con 9 livelli, tipo, che ne so, 33, 33. La miglioria non è molto alta. Ci sono incantesimi che richiedono molto di più, però. Vedremo, vedremo. Per ora mi sento molto soddisfatto così. Adattabilità così alta non è, è proprio inutile. D'altronde, grazie alla volontà, che aumenta anch'essa l'agilità, questa statistica qui, sapete, no, ragazzi? Raggiungiamo comunque 95, che non è male. Ora, o faccio lo gnorri e la porto a 100, ma non ce n'è bisogno, secondo me. Penso che convenga, visto che giocheremo con i perri, sicuramente voglio portarla almeno a 10, per coerenza proprio minima. Perché, da quel che mi è stato detto, agilità 94 ripristina gli Invincibility Frame, che sono anche alla base di Dark Souls 1. Però questo non vuol dire, ah, metterò sempre 94, chi se ne importa, tanto se sapevo giocare al primo va bene. È un gioco diverso il 2. Non basatevi su questa banalità, perché rischiate sia di sbagliare volendo per forza 94 e non di meno, perché si può tranquillamente voler di meno e non sprecare i livelli, sia di più. Se volete 110, 120, per bere un Estus come se fosse una sciacquata al bagno, così, fatelo. Sono gameplay, ragazzi, vari. Ed è un lato positivo, indissolubile, di questo Dark Souls. Il fatto che ha tante belle idee. E sul peso trasportabile... ma sì, perché no? Però se tengo... eh sì, perché potremmo risparmiarci l'utilizzo dell'anello della guardia reale. O provare... perché non so, il peso trasportabile... perché vedete, la sinergia per l'equilibrio, che aumenta usando l'adattabilità,
e vedete 37.7, 37.0, no? Aumenta perché esattamente come l'oscurità, ora ho tempra 30 adatta ad abilità 9, fino a 30 adatta ad abilità mi aumenterà l'equilibrio, non è male. Però col vigore sapremo cosa livellare. Il fatto è che sono incuriosito se potenziale. Va bene, basta, deciso. A posto così. Bene. Sabaku a modo suo è rinato. Cominceremo subito ad equipaggiarci. Complimenti. Ecco qui. Lascia la bandita oscura. Indubbiamente avrei voluto già avere un'altra arma, però quell'accetta scarsa non l'avrei mai voluta con me. Ok. Ci è rimasta persino la piuma antica. E le anime dei giganti? Anche. Wow. Bene. A questo punto ci mettiamo la staffa del tramonto. Questi gioielli non possiamo usarli più. Porteremo 14 la destrezza, sapete? Perché almeno abbiamo una lucerna più 10 e Sabaku avrà senso adesso. Porteremo 14 destrezza con level up. Questi due gioiellini, sì, lo so, sono un po' deboli, ma solo perché li ho fatti benefici. Ecco qua. 2,90 più 182 oscurità. Non sembra un numero basso. 182 di scaling, ragazzi. È un po' diverso dal 48. Non vedo l'ora. Bene. Sbaglio o ci manca un emote? C'è sicuramente un trofeo a riguardo, quindi qualcuno ci ha... Ci siamo persi qualcuno. Non esiste animazione migliore, ragazzi. Riscaldamento. Fatemi sapere per la lingua. Alla prossima. E mi appare il messaggio buon New Game Plus.